Ci ho tardato, tesoro. Ho finito di fare le valigie e mi sono incantata alla finestra a guardare il sole sulla neve. Volevo imprimermi tutta la scena. Per i giorni grigi? Per tutti i miei giorni. Senti, Trey, credi che ci sia il tempo di fare due passi prima che parta l'aereo? C'è una cosa di cui devo parlare. Credo di no, ma in aereo avremo tutto il tempo, tesoro. Veramente si tratta di una cosa privata e quello che ho da dirti è... Scusami, quanto ci vuole per arrivare all'aeroporto? Le strade sono ghiacciate, signor Clay. Credo sia meglio prevedere mezz'ora, 40 minuti. Beh, non vorremmo certo perdere quell'aereo. No, no di certo. E invece sì. Lo vorremmo perdere, vorremmo seppellirci qui in montagna e restarci fino a primavera. Ma è un sogno. Dobbiamo tornare e affrontare il mondo. Giusto. Affrontare il mondo. Quello che hai da dirmi potrà aspettare un paio d'ore. Mi scusi, signor collega. Vuole firmare questo? Certo, grazie. È vero, hai ragione. È un sogno. Se non altro l'abbiamo vissuto, questo sogno. Per tutti i giorni in cui saremo lontani, almeno avrò questo giorno da ricordare. Torni ancora, signor Clegg. Grazie. Anche lei, signora Clegg. Spero che si sia trovata bene. Vi aspettiamo presto. Grazie. Oh. Pronta a rimettere piede sulla terra? Dove vive la gente comune? È stato... un giardino di delizie, il paradiso.